Bene, siamo qui con Maurizio Melis e chiediamo quali sono le prime tre cose che dovrebbe fare un governo quando ci sarà nei 100 giorni, nei primi 100 giorni per l'energia. Allora, diciamo, tre cose che si possono mettere in campo nei primi 100 giorni, forse concluderle è un po' eccessivo, ma allora, intanto pensando un po' a tutti quelli che sono gli utenti del sistema energetico italiano, ma in particolare pensando alle aziende, ricordiamoci che noi siamo fortemente dipendenti dal gas, quindi la prima cosa da fare è cercare di ridurre un po' il costo di questo gas con il quale ci scaldiamo e produciamo energia elettrica. Alcune piccole cose sono state fatte, si può lavorare di più sugli stoccaggi, per esempio, su alcuni aspetti, diciamo così, tecnici, ma la cosa veramente importante da fare è far partire almeno un paio, forse anche tre, progetti di rigassificatori, perché oggi i rigassificatori, cioè quegli impianti industriali che consentono di ricevere delle navi cariche di metano liquido, di gas naturale liquido, sono il modo migliore per accedere ad un gas che è a buon prezzo. Oggi considerate che una partita cosiddetta spot, cioè di queste qua, di queste navi cariche di gas, costa 30% in meno circa di quello che è il prezzo del gas che paghiamo comprato dalla Russia. Quindi diversificare attraverso questi rigassificatori i nostri fornitori di gas, accedere ad altri produttori di gas e in questo modo abbassare i prezzi. Questa è probabilmente la prima cosa da fare. Una seconda cosa da fare è stabilizzare sul lungo periodo gli incentivi come il 55% agli investimenti in efficienza energetica nel comparto edile. Sappiamo che investimenti un po' significativi, ristrutturazioni diciamo un po' significative, richiedono molto tempo, comunque molti mesi se non anni, e quindi continuare a prorogarli di 6 mesi in 6 mesi non fa mai partire gli investimenti significativi. Questo direi che sono le due cose più importanti. Diciamo che una terza attività, una terza cosa da fare è subito è rafforzare, intanto consolidare gli strumenti che hanno funzionato molto bene in termini di rapporto costi-benefici come i certificati bianchi, parliamo di strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica, che è la strada maestra da percorrere. Pensate che uno di questi strumenti, il certificato bianco, incentivava l'efficienza energetica a un costo che a parità di energia risparmiata confrontata con quella prodotta da un pannello fotovoltaico era 30 volte inferiore. Ma la via maestra è quella, c'è molta efficienza da fare, costa molto meno che sviluppare le rinnovabili, cosa che dobbiamo assolutamente fare, ma che forse possiamo fare diciamo, prendendocela con un po' più di calma se lavoriamo sull'efficienza energetica senza contare una cosa, che se voi consumate metà dell'energia, anche produrla con le rinnovabili è infinitamente più facile.